Allora, io sono Marzia Volpe, mi occupo della parte di formazione in Digital AI e a nome di tutto il team diamo il benvenuto a questa preview appunto dei master in partenza a settembre. A settembre abbiamo due master che partiranno, uno in Mind and Data il 13 settembre e l'altro invece in Marketing Automation il 20 di settembre. Quindi oggi approfittiamo appunto di questo momento per parlarne insieme e quindi dare anche a voi la possibilità di poter sciogliere dubbi, domande insieme anche ai docenti e ex alunni. Vi faccio vedere velocemente l'agenda perché abbiamo un'agenda fitta, insomma, di quello che avverrà nella prossima ora e mezza. Allora, adesso fra poco lascerò subito la parola alla nostra CEO Francesca De Vescovi, con Fabiana Andreani, che sicuramente conoscete meglio. No, ci faranno un po' un overview del contesto lavorativo attuale e di quali sono anche le competenze che è meglio approfondire proprio per riuscire a entrare nel mondo del lavoro. Poi io con Silvia Zancarli vi parleremo meglio, più nello specifico, dei due percorsi che appunto poi approfondiremo invece nelle breakout room con i docenti. Quindi ci divideremo sulla base appunto dei vostri interessi e lì potrete incontrare anche i docenti che poi dopo vi presenteremo. Quindi non tolgo, do subito la parola a Francesca e Fabiana. Ok, grazie, grazie Marzia, ringrazio anche tutti voi di partecipare a questa preview del nostro percorso, dei nostri Sprint Master. Magari per chi non ci conosce, racconto quando è nata Digital AI, il perché è nata, e poi con Fabiana faremo questa sessione di domande e risposte. Come dire, già vi invito fin d'ora a fare anche voi delle domande, proprio tutto orientato a tutti i temi legati al mondo della formazione, le competenze, il lavoro di cui Fabiana è una grande esperta. Allora, noi siamo nati circa 2 anni fa, a maggio abbiamo festeggiato 2 anni. Proprio i primissimi giorni c'eravamo io, c'era Bianca, che vedete, che oggi è personal coach, poi c'era Benedetta Polito, che in Digital AI ha ricoperto non so quanti ruoli, ma oggi è specializzato a fare il career coach, quindi ad aiutare i ragazzi ad inserirli nel mondo del lavoro, mentre invece Bianca vi accompagna durante il percorso del più formativo dello Sprint Master. Poi il team si è ingrandito tantissimo, siamo arrivati a più o meno una quindicina di persone, proprio perché siamo cresciuti veramente tanto e stiamo formando centinaia di ragazzi. Abbiamo formato più di quasi 300 ragazzi negli ultimi 2 anni. Abbiamo disegnato quindi questo prodotto che si chiama Sprint Master, che è un percorso formativo che ha l'obiettivo di accelerare il vostro ingresso nel mondo del lavoro. E noi siamo una startup innovativa e a vocazione sociale. La nostra, come dire, missione sociale è proprio quella di favorire l'occupazione giovanile. Infatti siamo sostenuti da un fondo di investimento ad impatto sociale che si chiama Oltre Venture, che aiuta aziende come la nostra, o come per esempio, non so se lo conoscete, il Centro Medico Sant'Agostino, proprio a favorire delle iniziative che abbiano un impatto sociale. Nel nostro caso è appunto quello proprio dell'occupazione giovanile. In Italia noi abbiamo questo grandissimo paradosso per cui da una parte ci sono tantissimi migliaia di posti vacanti, posti di lavoro, perché dall'altra c'è un tasso di disoccupazione giovanile molto alto, perché le aziende fanno fatica a identificare le competenze giuste. Quindi per questo motivo noi abbiamo voluto disegnare questo percorso che in 3 mesi e mezzo, 4 mesi vi porta direttamente in azienda, e tra l'altro finora abbiamo ottenuto dei risultati, devo dire, straordinari. Ringrazio poi tutto il team, perché abbiamo un tasso di placement del 94% entro 3 mesi dalla fine dei nostri percorsi formativi, ed è stato, come dire, tenuto questo livello anche durante questo ultimo periodo di Covid, perché proprio in questo periodo il mondo online è cresciuto tantissimo, le vendite sull'e-commerce, le analisi dati legate alle performance
delle vendite o dell'esperienza appunto dei clienti sui siti sono schizzate, e quindi tantissime aziende ci hanno richiesto dei profili digitali da inserire all'interno dei loro percorsi. Quindi diciamo che il primo elemento chiave dello Sprint Master è proprio quello di lavorare sulle competenze chiave, molto pratiche, basate sui tool che servono oggi alle aziende. Il secondo elemento distintivo è un elemento che abbiamo tenuto fin dal giorno zero con Bianca, quindi la figura del personal coach, e quindi tantissimo lavoro sulle soft skill, quindi sulle competenze più umane che magari all'inizio arricerete un po' il naso, oppure direte sbrufferete un po' perché magari vi sembrano meno essenziali. Vi assicuro che sono super importanti poi nei colloqui e poi quando lavorerete in azienda, e soprattutto poi anche quando crescerete e farete delle carriere nell'ambito del digitale. E poi l'altro elemento distintivo è che abbiamo un pricing molto più basso rispetto a tantissimi altri master, proprio perché abbiamo questo obiettivo di coinvolgere il più numero possibile di ragazzi e fare in modo che l'esperienza lavorativa, perché noi chiediamo alle aziende che sia retribuita, vi ripaghi dell'investimento che avete fatto. Quindi cerchiamo proprio di avere lo stesso balance per favorire quindi il vostro ingresso nei nostri percorsi e poi iniziare appunto a lavorare, a monetizzare velocemente e ripagarvi poi dell'investimento. Io direi a questo punto vi presento ufficialmente Fabiana, che è una professionista, una donna che stimo tantissimo, Grazie. quindi ho il piacere oggi di chiacchierare un pochettino con lei. Come vi dicevo, io inizio un pochino a farle qualche domanda, ma sentitevi liberi di farle anche voi. Non so se conoscete Fabiana, è una delle più esperte in Italia oggi sia del mondo education, del mondo formativo, che è il mondo appunto in cui lavora, ma soprattutto anche del mondo anche del lavoro e del placement. Quindi Fabiana, come dire, dialoga sia con voi ragazzi, ma anche tantissimo con le aziende, con le imprese, proprio per intercettare le competenze necessarie oggi poi per ricoprire determinati ruoli. Ha un background molto diverso, quindi a me le persone super diverse ovviamente insomma mi piacciono molto perché sono anche curiosa di conoscerle. E poi oltre a un top, diciamo, come dire, anche al suo lavoro ha un'energia, una passione pazzesca anche per il mondo social, che è appunto con cui dialoga costantemente con voi. Quindi Fabiana, magari lascio a te un attimo presentarti, ti ringrazio innanzitutto per la tua partecipazione. Grazie mille Francesca, grazie mille Marzia, grazie mille a tutto lo staff e grazie a voi che siete qui a seguire. Allora, io mi occupo di formazione da 10 anni, quindi mi occupo di formazione post laurea e quello, come diceva Francesca, il mio ruolo è un po' quello di fare da, come dire, collettore, persona che mette in contatto giovani con appunto le aziende. Quindi tutto in mezzo c'è attività di formazione, poi soprattutto orientamento e conoscenza delle nuove professioni. Una cosa mi ha colpito subito tra le parole di Francesca, quella proprio del mismatch tra appunto domanda e offerta. Ci sono molte posizioni vacanti, ci sono pochi ragazzi che vogliono andare a ricoprirle. Perché questo? Non perché i giovani siano chiusi, come diceva la ministra di qualche anno fa, ma perché non c'è orientamento, non c'è conoscenza. Purtroppo la scuola, io non voglio adesso tirare una pietra contro la scuola che già ha tanti problemi, però purtroppo non funziona nel senso di darti comunque quegli strumenti per andare a capire dove il mercato del lavoro sta andando a orientarsi. Lato mio, io mi occupo appunto di formazione da circa un anno, sono una creator, forse la creator con più follower, ecco, diciamo, non sono una che si sbrodola addosso, quindi evito di dire la più importante creator, influencer in ambito education, ma forse lo sono, e mi diverto appunto anche a dare consigli tramite TikTok e Instagram, e lì che forse appunto qualcuno di voi, se ha avuto modo di guardarmi, mi ha magari anche conosciuto. E quindi sono qui invece stasera per darvi tutte quelle che possono essere pillole pratiche come mie duopo, brevi e subito appunto da mettere in pratica in vista proprio delle vostre scelte future. Ok, Fabiana, senti, inizio intanto tutto, partiamo dal tema delle competenze. Dal tuo osservatorio, quali sono le competenze che le aziende richiedono di più?
Allora, questa è bellissima domanda. Allora, competenze tecniche, non vi spaventate, le aziende chiedono la conoscenza degli strumenti per l'interpretazione dei dati e qui arrivo subito a calmarvi perché uno pensa, ah, oddio, ingegneri, oh mio Dio, non ce la farò mai statistici. In realtà i dati sono alla base anche di scelte creative perché comunque il dato inteso come qualcosa che mi consente di capire il mio consumatore cosa fa online e ci sono degli strumenti, non siete voi che dovete farlo a manina, un dato per uno, ma degli strumenti che vi consentono di capire il mio consumatore cosa va, dove va, cosa dice, quello che pensa, quali percorsi fa online, tutto tracciato purtroppo, ahimè, cioè i nostri dati purtroppo fanno appunto questa fine, però ti consente da un lato, se lavori nell'ambito soprattutto del marketing, della comunicazione, di acquisire delle informazioni importanti per orientare le tue scelte di business. Quindi la creatività sì c'è anche nel marketing e nella comunicazione, però non è una creatività fine a se stessa, se no sarebbe arte, è qualcosa che si fonda sui dati. Quindi dati fondamentali. Chi padroneggia i dati è sicuramente avvantaggiato. È una professione anche da filosofi. Quindi questo io mi permetto appunto di fare questa affermazione per dire che non è una professione da ingegneri, ma è una professione anche molto umanistica, quando devi mettere insieme, soprattutto come dicevo prima, dati con i comportamenti del consumatore e la sua sensibilità. Poi cercano persone che abbiano voglia di imparare. Questa è una competenza sicuramente trasversale. Quindi chi di voi fosse interessato alla parte di contenuti, di scrittura, sia anche la persona capace di sperimentare quelle che possono essere no nuove piattaforme. I social, da questo punto di vista, offrono ormai una fucina di strumenti per dare sfogo alla propria creatività in maniera totale. E devo dire, quella, la sperimentazione ti consente anche di creare dei format diversi attraverso i quali promuovere il tuo prodotto, creare dei prodotti innovativi. Se siete su Instagram, siete stati su Instagram negli ultimi mesi, avrete visto magari il caso di Norma Stitching, che è questa docente d'inglese che ha, non è che ha rivoluzionato, insegna inglese, non è che è la prima che lo fa, però ha creato un format ad hoc per Instagram e per TikTok. Quindi lì, d'accordo, lei è una persona, però immaginate di essere un'azienda e dover magari cavalcare l'onda e creare un nuovo servizio. Quindi sicuramente cercano degli spunti innovativi. Dopodiché altre competenze che sicuramente vanno ad essere, diciamo, ricercate di base, adesso diciamo banalizzo un po', però c'è Excel, ritornando ai dati, che viene assolutamente utilizzato e richiesto, quindi se siete carenti di Excel, vi consiglio di metterlo magari sul vostro prossimi obiettivi di formativi, perché è sempre comunque ricercato. E poi ci sarebbero tantissime altre competenze trasversali, però magari ne parliamo meglio più avanti. Senti Fabiana, appunto tu ci hai detto che anche un umanista può affrontare i dati e io posso confermarlo anche perché ho una laurea in filosofia e una parte del mio lavoro è quella di lavorare su Excel, fare business case e lavorare sui numeri, quindi se ce l'ho fatta io, come dire, tutti possono farla ed è una parte poi fondamentale anche proprio nel lavoro. Ma le aziende sono pronte poi ad inserire dal tuo punto di vista, dalla tua esperienza, anche ad esempio filosofi che sappiano padroneggiare i dati? Guarda, assolutamente ti direi di sì. Allora, ci sono aziende e aziende, è chiaro, se poi dobbiamo andare appunto in aziende magari che hanno, non so, un piglio molto più ingegneristico, magari ti direi no, ma tutto quello che è società di consulenza o comunque agenzie media o anche aziende che lavorano nel largo consumo hanno questa giusta sensibilità. Ci fu qualche anno fa Barilla che cercava solamente per il marketing laureati in filosofia, ma ti parlo di quasi prima del digitale. E hanno soprattutto la voglia di cercare questi profili, come dicevi tu, diversi, perché diversità vuol dire avere spunti nuovi, quindi il fatto di avere un profilo comunque magari con un background non lineare, ma comunque avendo degli strumenti chiari, è chiaro, nessuno come dire, accetta chi si improvvisa. Ecco, il filosofo che arriva lì dicendo adesso faccio i dati quando in realtà non ho mai visto una tabella pivot, nemmeno mai appunto usato Google Analytics, non va avanti, l'azienda non si prende l'incarico di formarlo da zero perché la motivazione sicuramente non è così evidente. Però se hai dalla tua parte un corso, un master, una cassetta di attrezzi, di strumenti,
operativi, fai vedere che tu comunque hai da uno la tua sensibilità, dall'altra le competenze, l'azienda sicuramente fa un investimento su di te, ma diciamo che è un investimento sicuro perché i ritorni sono immediati. Ma ci sono tantissime persone, ecco, tu Francesca dicevi sei laureata in filosofia, ma io confermo, ho conosciuto tanti filosofi che lavorano nell'e-commerce, nei centri media, nella parte appunto di data analytics, tutto quello che è dati, logica, è sicuramente adatto. Poi filosofi, anche laureati in lettere, in lingue, in tutto quello che riguarda appunto, per dire, l'analisi del sentimento online, delle parole, laureati in lingue va sicuramente bene. Ultima cosa, poi aggiungo, la mia community ieri mi suggeriva che per esempio Amazon cercava laureati in linguistica, o comunque dottorati in linguistica, per sviluppare tecnologie relative alla lingua di Alexa, per dire, perché comunque ci voleva anche qualcuno che conoscesse i meccanismi di evoluzione del linguaggio uniti appunto all'intelligenza artificiale. Grazie Fabiano, un altro elemento che ho visto anch'io nelle aziende, che comunque mentre come dire, un po' di anni fa la parte del digitale era una parte soltanto all'interno di un unico dipartimento con dei professionisti molto verticali, molto, come dici tu, ingegneristici, oggi invece la parte digitale è un po' trasversale e diffusa anche in tantissimi ruoli, in tantissimi dipartimenti all'interno delle aziende, quindi veramente è una competenza molto più diversa che ha rispetto a prima, e quindi sicuramente molto più contaminata rispetto anche a background più umanistici che non solamente profili più scientifici. Anche noi abbiamo comunque casi di tante aziende, per esempio la nostra azienda in Prismian ci sono ragazzi che hanno un background umanistico e stanno facendo un ruolo che si chiama Digital Catalyst, e quindi sono un po' un motore dell'innovazione del digitale all'interno di questa azienda. Questo è soltanto uno dei tantissimi esempi. Che bello. Invece sul mondo azienda, qual è, dovresti dare tu un consiglio sulla modalità, come dire, migliore per i ragazzi in cerca di lavoro, per approcciare le aziende, quali potresti dare? Allora, proprio prima di collegarmi stavo lottando contro delle candidature. Praticamente avevo fatto un annuncio su Instagram di una posizione aperta, mi stavano arrivando candidature, alcune erano scene, quindi allora, sicuramente il modo giusto di approcciare le aziende, allora, è quella innanzitutto di fare una bilancio di competenze, una mappatura, comunque rendersi conto di quelli che sono magari i nostri punti di forza, quali sono i nostri talenti. Ora non serve uno psicologo, magari almeno escludere quello che non ci piace, quindi non ci candidiamo mai a caso, non è una lotteria, non mandiamo il curriculum così perché non ci estraggo una sorte. Detto questo, serve sicuramente anche una conoscenza di quelle che sono le aziende presenti sul territorio dove dobbiamo lavorare, quindi studiare questi potenziali player e come approcciarli. Approcciarli potrebbe dire tramite il loro portale, tramite il sito Career, tramite LinkedIn, tramite un aggregatore di siti, di annunci di lavoro. È chiaro che se ci candidiamo senza avere una specializzazione netta, sarà un pochino più difficile essere selezionati, perché le aziende, ad attenzione, non cercano lo stagista con esperienza, però lo stagista motivato, lo stagista che abbia già coscienza di quello che va a fare, sì, e quindi occorre orientare le proprie competenze verso quella posizione. Quindi, e se hai un master, un corso che ti aiuta a dare le giuste competenze, il giusto taglio, sei ancora più facilitata, perché è un curriculum che parla di una persona che vuole andare a fare quello. Non l'avrò mai fatto nella mia vita, però ho tutto un percorso che va verso quella direzione. Quindi anche l'azienda è facilitata perché ha, come dire, un riscontro tangibile del fatto che quella candidatura sia una candidatura motivata, sentita, e non una candidatura spam, come quelle che appunto arrivano, dove tu leggi e dici: ma che c'entra la persona con me? Oppure candidature che arrivano con degli errori macroscopici, però quelli appunto bisogna farci attenzione, perché poi inficiamo tutto il lavoro di formazione se mandiamo magari la candidatura come è arrivata prima. Un ragazzo praticamente mi ha mandato una candidatura inoltrandola, e sotto nel testo della mail c'era la candidatura precedente in un'altra azienda. Quindi io ho risposto: guarda, per favore faccia attenzione la prossima volta, però. Hai ragione, anche noi ogni tanto appunto vediamo degli errori sul CV, quindi siamo molto attenti a cercare di appunto di segnalare ai ragazzi, perché comunque il curriculum è il primo, come dire, biglietto da visita che si dà ad un'azienda, e se ci sono appunto degli errori, soprattutto per chi lavora anche nel mondo del marketing, dei contenuti, sono assolutamente da non fare. Assolutamente. Ok, magari chiedo a qualcuno di voi se avete delle domande, ragazzi, le potete fare o a voce oppure scriverle qui in chat per Fabiana.
Qualsiasi cosa, spero che non vi siate spaventati, appunto se sono stata un po' troppo tranciante. Io diciamo mi occupo più che altro, do consigli sul curriculum, sull'orientamento, ormai ho i miei DM che sono una specie di posta del cuore, quindi basta che apro a tutte queste domande, poi sono carine le persone perché si rivolgono a me anche con appunto abbastanza insomma trasparenza, quindi ti parlano delle proprie paure e dei propri timori. Quello che vi voglio raccomandare appunto ragazzi è che la strada si trova, quindi se adesso vi sentite disorientati, dubbiosi, una strada si crea e si crea a partire dai vostri interessi, quindi non state a ascoltare chi vi dice scegli quella cosa perché trovi lavoro se non vi piace, perché qualcosa dovete amare quello che fate. E questo non è vero che chi vi dice che il lavoro è solamente sofferenza. Il lavoro è una parte importante della vostra vita, quindi vi deve piacere. Le persone che amano lavorare sono le persone che danno di più. Quindi se noi siamo qui a parlare con voi è perché essenzialmente amiamo il nostro lavoro. Quindi nessuno ci ha detto, ci ha obbligato Fabiana, Paola, Francesca, Marzia, sei qui e parla e recita una parte. Ma diciamo che ci fa piacere anche far questo, quindi la stessa cosa vi consiglio a voi. Quindi adesso che siete qui, sicuramente perché vi state ponendo domande sul vostro futuro. Queste domande fatevele, ma non fatele con la colpa del sto facendo qualcosa e è uno sbaglio. Non esistono sbagli. Io su questo non è la frase motivazionale delle 17:25, ma per dirvi che poi il tiro si riaggiusta. La vita vi offre, età per età, degli strumenti per riaggiustare il tiro. Chiaro che non è che tutte le età hanno gli stessi strumenti, però ci sono, perché magari adesso riuscite a fare un master, più avanti riuscirete a fare un altro percorso, riuscirete a fare un'altra strada, vi metterete in proprio, quindi ci sono e appunto gli errori poi non esistono, cioè l'errore ti dice ho sbagliato, ma perché? Vuol dire che la scelta che hai preso a quel momento era la scelta migliore, non ci sono errori. Col senno del poi siamo tutti bravi a giudicare, quindi su questo voglio essere abbastanza chiara e non voglio fare il discorso motivazionale, ecco, lungi da me. Fabiana, magari inizio io, Sì, appunto io faccio la ciao personal Bianca. coaching, ciao, faccio la personal coaching digital AI, rompo un po' il ghiaccio e ti farei la stessa domanda di Francesca, però relativamente alle soft skill, che è il settore di cui mi occupo di più, nello specifico io, e ti chiederei, secondo te, quali sono proprio, posto che sono tutte importanti, ma se dovessi sceglierne poche fondamentali, quali diresti che sono le più importanti per lavorare oggi? Allora, ti direi a livello proprio di colloquio per una persona giovane senza troppa esperienza, direi l'entusiasmo colpisce, perché quando tu ti vedi davanti a una persona che è spaventata, cupa, ora d'accordo, la personalità varia, no? Cioè non siamo tutti degli strioni, però quando vedi una persona che sta sulla difensiva, spaventata, che risponde a monosillabi, hai poca voglia di conoscerla e di approfondire, mentre l'entusiasmo, la voglia di imparare, quella colpisce molto, più di ogni altro titolo di studio, se ti potessi dire. Poi sicuramente la flessibilità, quindi la capacità anche di immedesimarsi su più ruoli, quindi i profili, visto che le aziende comunque cambiano rapidamente, visto che le crisi ti pongono davanti anche delle scelte, per cui se devi scegliere, scegli la persona che magari può avere più potenzialità, una persona capace di anche offrire un'apertura mentale su diversi ruoli, pur offrendo delle competenze specifiche, è sicuramente molto più apprezzata. E poi ti direi anche, e questa non vuole essere una banalità, ma però anche l'umiltà di imparare, cioè le persone che iniziano con l'umiltà di ascoltare e di essere comunque pronti a prendere i consigli non come un rimprovero, ma come comunque una possibilità di crescita. Quindi, come dire, il fatto di essere sorridenti, spontanei, di apprezzare, viene molto, ti aiuta molto nei primi mesi di lavoro. Poi ci sarebbero appunto tante altre skills, dipendono poi dalle singole posizioni, però direi queste essenzialmente. Poi è chiaro, ci sono attività che hanno più a che fare con il pubblico, quindi devi avere più capacità di negoziazione, altre in cui devi essere molto più precisa e sicuramente molto più accurata nel tuo output. Fabiana, ti leggo io invece una domanda che è arrivata in chat da David, che chiede: quali sono le figure professionali più innovative e tecnologiche nel settore del marketing? Ma questo io direi magari di far rispondere anche a Francesca o a Marzia, visto che appunto siamo nel settore dell'education. Ma Sì, nel mio. probabilmente nel tuo campo possiamo magari incominciare a dire quali sono le più cercate, forse. Le più cercate, allora ti direi, tutto quello che è digital marketing va benissimo. Se è digital marketing con una connotazione un pochino più tecnologica, quindi campagna DV, analytics, CRM, automation, che sembrano parolacce, adesso vi sembreranno, oddio, non è roba da smanettoni, state tranquilli, cioè roba che si utilizza un software e devi solamente appunto capire i dati e capire come funziona. Queste sono stra ricercate, ma il bello è che le aziende poi si impegnano anche a formare le persone, quindi
vogliono, come vi dicevo, qualcuno di motivato che abbia le giuste competenze, però poi li formano, le tengono. Quindi se posso magari dare un consiglio, tutto quello che è ambito digitale è un ambito ancora fortunatamente poco meno competitivo, cioè comunque c'è molto più spazio rispetto a quelle che è l'offerta, perché ahimè l'università non forma questi profili, quindi non hai profili in uscita dall'università, mentre un ambito molto saturo è quello del marketing tradizionale. Se tu vuoi andare a fare il product manager, ti scontri contro tutti coloro che escono dall'università, magari anche università private, che vanno subito a fare la parte di marketing più tradizionale. Marketing digitale vedi molto meno persone, perché l'università non ti forma, quindi tu hai bisogno di affacciarti per tua volontà, rischiando, tra virgolette, perché poi un rischio non è mai, come vi dicevo prima, oppure facendo un percorso, facendo un master che ti forma, ti presenta alle aziende e ti fa capire che quelli sono i ruoli più ricercati. Vi dico, sono dei ruoli anche in cui si cresce rapidamente, si guadagna parecchio, ecco, se vi interessa poi la parte di soldi, ecco, perché gli stipendi sono anche abbastanza remunerativi rispetto a quello che appunto possono essere altri tipologie di professioni. Magari qualcuno dirà, oddio, che roba è marketing automation? Potremmo porre delle domande anche così o preferite in chat? Sì, no, no, vai, vai. Ottimo, ottimo, perfetto. Francesca prenotata, quindi vai pure Barbara e poi... Ok, niente, io volevo porre diciamo qualche domanda in merito, vabbè, le soft skills, ma anche proprio i migliori consigli per massimizzare una lettera motivazionale, perché so che deve essere massimo 14 righe. Quali sono le caratteristiche per massimizzare la lettera motivazionale assieme al curriculum? Chi perché risponde? Quella comunque è importante, può essere un quid in più. Molte la richiedono. Ok, allora, sì, allora, questo è diciamo, un discorso, diciamo, apro un po' una parentesi. Allora, la lettera motivazionale, quando è richiesta, sì, va fatta, va inserita. Di solito te la chiedono la lettera di presentazione quando ti candidi tramite un form, cioè un form hai da caricare, upload, lettera di presentazione e CV, e quella la fai. E quindi ti metti giù su un file Word e fai appunto una lettera di presentazione che può essere anche comunque un pochino più corposa. Di solito ti danno anche un limite di carattere minimo massimo. Io quello che ti consiglio è pensare che non siamo a scuola a scrivere il tema, non è la lunghezza, non è la complessità dei termini, perché molti anche si perdono nei termini, o la perifrasi complessa. Non stiamo scrivendo una tesi di laurea, non stiamo scrivendo un parere medico, un parere fiscale, quindi deve essere qualcosa che deve andare e colpire. Perché deve colpire? Perché la lettera di presentazione in realtà è, come dire, se noi immaginiamo gli strumenti per diciamo la candidatura come se fossero un imbuto, la lettera di presentazione è sopra il curriculum. Il curriculum è sopra il colloquio, quindi la lettera di presentazione deve dare quell'input necessario perché la persona si incuriosisca su di noi, abbia degli elementi che possano dire: caspita, questa è una persona comunque interessante, apre il curriculum, legge il curriculum, vede più nello specifico cosa abbiamo fatto, date di inizio, date di fine, dati, e poi ci chiama. Quindi è qualcosa che deve non raccontare tutto il nostro curriculum, ma dare gli highlights. Quindi pensatele come se fosse un trailer, quello che può essere appunto del vostro curriculum. Quindi io vi consiglio di iniziare essenzialmente con una struttura che può essere 3-4 paragrafi. Mi raccomando, i paragrafi, i blocchi di testo non si leggono. Figuratevi a video, quando abbiamo il blocco di testo, io salto, cioè io veramente non ho, cerco le parole, però se non ho nemmeno dei grassetti, vi giuro, si va avanti, ecco, quando poi ne hai tante da leggere. Quindi 3-4 paragrafi, nella prima ci presentiamo, ma ci presentiamo nei termini che possono interessare la persona che ci legge, perché noi ci candidiamo per una posizione specifica, non stiamo facendo un report astratto, ma andiamo su una posizione. Quindi la persona che legge ha interesse nel leggere certe tipologie di caratteristiche. Quindi ci presentiamo, cosa abbiamo studiato, quali competenze abbiamo acquisito, principali. Dopodiché andiamo a raccontare magari perché ci candidiamo perché ci candidiamo, quindi siamo interessati a questa posizione di perché possiamo essere utili in questo caso, perché ci riteniamo un candidato in linea. Lo andiamo a dire non con le frasi fatte, ecco, perché ricordiamoci, parliamo a delle persone, non siamo la PA, la pubblica amministrazione, Dio per carità, se qualcuno di voi, però non ci sono queste formule fatte, dobbiamo far uscire la persona, l'originalità, sempre rimanendo nel rispetto. Quindi raccontiamo degli episodi, piccoli episodi che testimoniano le nostre soft skills e che testimoniano il fatto che noi abbiamo i requisiti richiesti.
alcuni episodi, non tutti. Dopodiché concludiamo rimanendo appunto a disposizione e invitando alla lettura del curriculum. Ora, se nel caso ci candidiamo via mail, ci candidiamo per dire oggi ho fatto sulle mie storie su una ricerca per una posizione, ho invitato le persone a candidarsi alla mia mail. Mi sono arrivate delle mail in cui c'era il curriculum e c'erano scritte in allegato la mia candidatura, grazie. Io ti dico, vabbè, cioè, ok che il mio lavoro è aprire, però, come dire, se tu inizi a scrivere una mail nella quale 10-15 righe ti presenti, dici che, perché sei interessata a questa posizione, perché ti ritieni in linea, io sono più invogliata ad aprire il curriculum, perché se no magari io vado ex abrupto ad aprire il curriculum, leggo un po' quello che mi capita, se non mi interessa lo chiudo. Quindi siamo un pochino più anche qui strategici, e questo appunto un master sicuramente vi aiuta perché vi fa entrare nell'ottica di chi fa marketing, che comunque appunto orienta le scelte in funzione appunto di quelle che possono essere catturare l'attenzione del consumatore e promuovere il prodotto come il migliore rispetto ad altri. Catturiamo l'attenzione e utilizziamo anche qui paragrafi, grassetti e parole chiave. Non c'è fretta. Una lettera di presentazione non si scrive in 5 minuti, come il curriculum non lo scrivete in un'oretta. Ci vuole anche tempo. Ora direte che noia, che barba. No, vi fate un'intelaiatura, vi fate un'impalcatura e poi, come vi dicevo, cambiate magari gli episodi, cambiate quelle che possono essere le parti più, diciamo, come dire, legate alla singola posizione. Mi raccomando, cambiate anche il nome dell'azienda, perché poi se no mandate la lettera di presentazione con il nome dell'azienda precedente. Quindi quello fateci attenzione, magari le evidenziate con il giallo, le parti, quelle appunto variabili. E poi, ultima cosa, ricordatevi che le persone non hanno voglia di leggere più di tanto, quindi dovete facilitare il più possibile la comprensione. Purtroppo dovete essere molto, molto, molto diretti, molto, molto, molto chiari. Abbiamo ancora una domanda di Maria Francesca. Ho visto che si è prenotata. Grazie. Grazie, Barbara. Sì, buonasera. Ciao Maria Ciao, Francesca. buonasera a tutti. Io più che altro vorrei ricollegarmi al discorso iniziale di Fabiana, che diceva comunque che questo è un ambito che accetta, se vogliamo, laureati in facoltà umanistiche. Diciamo, io personalmente sono laureata in mediazione linguistica all'Orientale di Napoli. Quindi mi chiedevo, ho modo, cioè, ho possibilità in questo campo? Allora, ti direi di sì, anzi, allora, la laurea in mediazione linguistica, poverini, mi scrivono in tanti, ma non perché sia una colpa vostra, ma purtroppo la cosa, diciamo, meno vantaggiosa della laurea in lingue è che tu quando conosci una lingua, non, la lingua purtroppo è una competenza, però non ti specializza perché devi comunque orientarla verso una funzione, un settore. Nel tuo caso ti direi assolutamente sì, perché poi di solito chi studia lingue è anche una persona profondamente curiosa e attenta ai dettagli. Questo te lo dico perché ho studiato giapponese, quindi per me è tutto quello che è il dettaglio della parola, l'origine. Io sono una fissata del perché una cosa succede, quindi io se vedo qualcosa su internet vado subito su Wikipedia ad approfondire. Detto questo, sicuramente è adatta anche perché ti può unire quelle che sono le tue competenze linguistiche con delle competenze tecniche, perché immaginiamo magari una persona ha delle competenze sul cinese, fa un corso che appunto ti specializza in quelle che possono essere tecniche di digital advertising anche su piattaforme cinesi, per dire, e unisci le due cose. Oppure hai una conoscenza comunque approfondita del tedesco, del francese, è chiaro, metti insieme la competenza appunto del linguistica con la competenza tecnica, e sono assolutamente, come dicevo, attività che impari da zero, quindi non hai bisogno di avere un background economico, un background, perché sono strumenti che tu apprendi il funzionamento, quindi una volta che tu appunto ti piacciono, è chiaro, ti devono piacere e riesci, ma ne conosco tantissime come te che appunto hanno studiato lingue e adesso lavorano insomma aziende, agenzie di comunicazione, società di consulenza tranquillamente. E per quanto riguarda, chiedo scusa, faccio un'ultima domanda. Per quanto riguarda invece parlavamo dell'importanza di Excel. Io ovviamente dovrei un po' mettermi in carreggiata su questo fatto perché, dati i miei studi, non ho enormi competenze. L'ho utilizzato durante un tirocinio. Quindi, diciamo, è una cosa che in vista del master dovrei poi fare da me, seguire un corso, in Beh, qualche modo. adesso correggetemi se sbaglio, ci sono anche gli approfondimenti nel master di Excel, ecco. E magari, Quindi esatto.
Possiamo Sì, dare la esatto. parola a Marzia su Sì, questo. poi infatti adesso approfondiamo anche, dopo approfondiremo anche meglio la parte dei master. No, però hai centrato. Allora, diciamo che tutto quello che Excel è una materia che va, noi la diamo quasi per scontata quando si inizia a lavorare, però invece appunto va sempre approfondita e in tutti i nostri percorsi c'è. Fra l'altro, nello specifico, in questi che andremo poi ad analizzare, siccome è molto importante proprio conoscerlo non solo ad un livello base, ma direi anche un po' più avanzato, prevediamo proprio degli approfondimenti, però ben venga anche se tu riesci ad anticipare qualche lezione, qualche nozione da sola, male non fa, perché comunque arrivi e sei già un po' più abituato, ecco. Ok, grazie mille. Niente, anzi, grazie Grazie. a te. Allora, non so se ci sono altre domande, se no, forse no, non vedo almeno io altre. Altre domande? Siete soddisfatti? Va bene, mi sembra di no. Io intanto ti ringrazio Fabiana della Grazie a tua voi. disponibilità. Per chi non lo facesse, penso nessuno, comunque invito tutti a seguirti. Su Instagram o su LinkedIn, TikTok, insomma, sei accessibile, Esatto. quindi dai sempre Esatto. degli ottimi spunti e consigli per tutti noi. Grazie mille. Grazie mille a tutti, in bocca al lupo, arrivederci, buona serata, grazie ancora. Grazie Ciao mille. Fabiana, grazie. Grazie. Ok, allora adesso invece andiamo avanti, ragazzi, come, insomma, come da agenda, entriamo un po' più nello specifico dei due percorsi formativi. In questo appunto adesso mi aiuterà anche Silvia Zancarli che con me si occupa Buonasera. della parte di formazione. Allora, i percorsi sono, come vi dicevo, sono due. Il primo è quello in Mind and Data che inizia il 13 di settembre e quello successivo invece il 20 di settembre inizia quello in Digital Marketing Automation. Io farei prima un approfondimento, appunto, lascio a Silvia la parola su Mind and Data, che così lo racconti anche tu meglio nello specifico, visto che l'hai anche ideato, quindi chi meglio di te? Allora, grazie mille Marzia, buonasera a tutti. Io vi direi quattro parole perché poi dopo abbiamo le room dove possiamo raccontarle molto più in maniera dettagliata. Quindi sostanzialmente questo percorso è un po' meno per umanisti o quantomeno per persone che devono avere una grandissima familiarità con i dati e un piacere ad utilizzarli parecchio. Non che partiamo da un livello avanzato, ma facciamo tantissimo in pochissimo tempo, quindi non può essere faticoso l'apprendimento perché c'è tantissimo da fare. Detto questo, normalmente noi parliamo di tutto quello che sono i dati, come funzionano, dove i nostri consumatori ci lasciano dei dati. E in che modo noi come brand o come aziende li andiamo a intercettare, cioè qual è il loro percorso, il percorso del consumatore o customer journey, se volete dirlo in maniera un po' più corretta. L'altra parte importante è la parte anche quindi di analisi, di lavorazione dei dati e di visualizzazione dei dati, perché adesso, per esempio, partite da Excel, poi farete Google Analytics e vi addentrerete in Data Studio, grazie al quale potrete costruire delle dashboard, ovvero dei cruscotti, diciamo dell'insieme di tabelle e numeri e grafici che diano una risposta a una domanda che state cercando. Come sta performando il mio brand in questa settimana? Da dove vengono maggiormente le ricerche su questo sito? Qual è il canale che maggiormente fa convertire il mio consumatore, lo fa diventare un acquirente? Ecco, costruirete delle interfacce che possono permettervi di leggere questo dato in 3 secondi. È chiaro che il lavoro difficile non è la costruzione dell'interfaccia, ma è aver analizzato i dati e far sì che questa interfaccia li peschi correttamente. Poi arriviamo invece alla gestione di dati un
un po' più complessi, un po' più corposi, perché queste cose alla fine si possono riuscire a fare anche con Excel, che fa tantissimo, è bravissimo Excel, però quando abbiamo dei database più complessi, più corposi, abbiamo bisogno di altri strumenti. E quindi qui ci sono degli strumenti che sono dei software per la gestione e la visualizzazione di questi dati. Noi utilizziamo Power BI, ma ce ne sono tantissimi di equivalenti, e per la pulizia, l'attribuzione, la gestione, il far comunicare diversi file uno con l'altro, utilizziamo Python. Quindi imparerete a scrivere delle stringhe di codice per l'estrazione, per la pulizia, per l'attribuzione dei dati, e SQL, quindi con tutta la parte relativa al database. Anche qui, per rispondere sempre a delle domande facilissime, come sta andando, cosa sta succedendo, perché quella settimana ho avuto un calo di vendite, però con queste metodologie potete gestire tantissimi dati tutti insieme. Questo è la parte fondamentale, insomma, che le aziende in questo momento sono piene di dati, ma è difficile trasformare il dato in informazione, e una volta che ho l'informazione deve diventare anche la base per la mia strategia. È chiaro che se di dati ne ho tre, li so leggere, cioè anche sul pallottoliere, non ho bisogno di utilizzare queste cose complesse, ma mano a mano che diventano sempre più complicati, sempre più complessi, sempre più variegati, provenienti da diverse fonti, quindi con formati anche diversi, si devono... Vi ricordate, no? Alle medie non si possono sommare mele, compere, tutte quelle cose lì. Ecco, anche qua i diversi database in un qualche modo si devono parlare. Ok, però se nella prima colonna, nel primo database c'è età, e nell'altro database, nella quinta colonna, nell'altro database, nella settima colonna, difficile metterli insieme, perché a mano non si fa niente, deve fare tutto in automatico. Ok, è un mestiere interessante. È un mestiere estremamente richiesto, è un mestiere molto preciso, analitico, ma anche creativo. Creativo da questo punto di vista intendo dire non dal punto di vista di artistico, ma creativo nel senso che le persone che poi diventano mano a mano più brave sono persone che cercano di incrociare fenomeni che magari nessuno ha pensato, o pochi pensano, di incrociare uno con l'altro, e magari riescono a darsi una spiegazione di quello che sta succedendo attraverso una variabile nuova o più interessante o più corretta per quella situazione. Io ti lascio anche la parola, posso andare avanti sì, quando vuoi. No, però è anche proprio per... Infatti... Tacca la spina e io smetto. Esatto, volevo intervenire. Allora sì, infatti questo percorso, come ha detto Silvia, è un percorso poi che dura proprio 14 settimane, e dall'inizio insomma alla fine tutte le persone che si iscrivono seguono un unico percorso insieme. Un po' differente invece quello è in Digitale Marketing Automation, dove alla base ci sono sempre i dati, perché ormai è sempre più importante, insomma, partire dall'analisi dei dati aziendali, quindi quelli che sono di solito il CRM, il database dei clienti di un'azienda, per poi dopo sviluppare e progettare delle strategie che possano appunto creare appunto efficientare quello che è l'utilizzo, insomma, dei dati all'interno dell'azienda, a beneficio sia del reparto marketing sia del reparto sales, quindi appunto per tutto quello che è la vendita, per creare dei funnel di vendita sempre più automatizzati. Quindi nel percorso di marketing automation che cosa si farà? Ci sarà un percorso comune a tutti, dove si danno le competenze di base relative anche qui, insomma, a tutto quello che è l'analisi dei dati del sito internet, quindi tutte quelle che sono i touch point del cliente, quindi una volta che entra in contatto con l'azienda, tutto quello che quindi sia sul sito che rispetto al comportamento nelle campagne marketing, quali sono le campagne che performano di più,
le funzionalità del CRM, quindi di questi software che servono proprio per registrare le anagrafiche dei clienti, e noi nello specifico vedremo HubSpot all'interno del percorso. Ci sarà tutta una parte legata ad Analytics ed Excel, perché appunto è fondamentale per analizzare tutte appunto i dati, e poi questi dati saranno messi appunto a beneficio di quelle che sono le strategie o marketing o sales. E quindi dopo il percorso comune e un esame insomma intermedio, si passerà alla parte di specializzazione. In questo caso noi ne abbiamo previste due, che una più specifica alla gestione del database, quindi proprio gestione di tutto quello che è l'organizzazione dei dati e creare dei funnel di vendita in maniera appunto da analizzare tutti i dati che tocca appunto il cliente. E poi invece un'altra parte più legata allo sviluppo di contenuti di valore che possano attirare i clienti verso i nostri prodotti, verso i nostri servizi, e quindi poi creare delle automazioni in ambito marketing che permettano di facilitare quindi quello che è la conversione, insomma la chiusura di un lead, quindi da un prospect, quindi da una semplice persona che è interessata ai nostri servizi, farlo diventare un vero e proprio cliente che continua anche a, insomma, a rimanere fidelizzato alla nostra azienda. Quindi questo è un po', diciamo, in maniera molto sintetica quello che sono i due percorsi. Quindi noi adesso cosa pensavamo, ragazzi? Non so, appunto, sulla base dei vostri interessi, noi adesso ci dividiamo nelle due classi, cioè nelle due room, in maniera che le domande più specifiche le potete fare direttamente ai docenti che verranno con noi nelle diverse room, perché con Silvia ci saranno Marco Brusa e Silvia Santamaria, che siano del percorso di Mind and Data. Invece con me ci sono Marco Catanossi e Sara Noseda, che sono invece del percorso di Marketing Automation. Poi li troverete anche i personal coach che seguono questi percorsi e degli ex studenti. Così insomma avete proprio il quadro completo e possiamo avere... potete fare le domande che vi sentite, insomma. Quindi credo che si possa scegliere, giusto, già dalle stanze, corretto, ragazzi, giusto? Ti confermo. Ok, allora voi dovreste vedere appunto le stanze nelle quali potete accedere. E quindi scegliete o fra Mind and Data o Marketing Automation, e ci vediamo all'interno della stanza. Per cui, oltre a presentarvi queste persone, se voi avete invece delle domande molto specifiche da chiedere loro, o se volete che Marco e Silvia raccontino bene la professione, le professioni che cosa fanno quotidianamente, noi siamo a vostra disposizione. Come preferite, se c'è qualche domanda per rompere il ghiaccio, altrimenti raccontiamo delle cose. Non siate timidi, Marco, sì. Quindi gli umanisti possono fare analisi dati? Dipende dalla profondità. Io in particolare mi occupo di trasformazione digitale, e quindi i dati da analizzare oggi sono sempre più dati che affluiscono al mondo digitale. E poi con Silvia magari vi raccontiamo un pochino quello che facciamo. È vero, da un certo punto di vista, Silvia, che rispetto al passato si passa meno tempo sull'Excel, perché ci sono algoritmi machine learning, ci sono un sacco di strumenti che ci consentono di analizzare meglio e più facilmente i dati, anche perché se no, ormai oggi ci sono terabyte di dati per ogni brand da analizzare, con tutto il mondo digitale in particolare, che ci porta davvero una grandissima frammentazione, un universo di dati, e sarebbe impossibile con un Excel. Per fortuna ci sono altri strumenti più evoluti che ci consentono di analizzarli facilmente. Quindi magari rispetto a quando sono entrato io 15 anni fa, ormai quasi 17, nel mondo del lavoro,
si usa molto meno l'Excel, si usano altri strumenti, un po' di tecnica ci vuole, quindi magari per le materie di questo corso, chi arriva da un background prettamente umanistico si troverebbe un po' in difficoltà, si può colmare il gap, ma si troverebbe un po' in difficoltà, ci vuole tanta predisposizione, esatto. Chiaramente, e tanto amore. Infatti, più che la materia di studio in sé, diciamo, sì, che se uno ha fatto ingegneria informatica, sa va san dir che ha quella predisposizione, se roba sarebbe stato un pazzo o una pazza averla fatta. Ma se uno ha fatto una materia umanistica, ma ha una predisposizione manifestata, però, cioè nel senso che magari ha un interesse personale, ci sono persone che hanno fatto corsi di coding, che hanno fatto delle esperienze, perché altrimenti trovandosi davanti davvero a tanti dati, a tante tecniche per utilizzarli, per estrarli, per lavorarli, può essere che si incontri una certa difficoltà, insomma. Io oggi veniamo dall'esame finale dei ragazzi del Master in Mind and Data, della prima edizione di quello vero e proprio, insomma, Mind and Data, e il lavoro, cioè, io ero quasi commossa dalla quantità di lavoro che sono riusciti a fare in tre mesi. È chiaro che se uno proprio distante, in tre mesi fa una fatica blu, se ci riesce, ecco, per essere molto, molto. No, sono d'accordo con te, Silvia. Peraltro, guarda, io passo le giornate insieme ai clienti, sono clienti importanti che gestiamo, con Media World, Intesa San Paolo, Costa Crociere, clienti che afferiscono un pochino a tutte le categorie merceologiche, e quindi vedo sia dal punto di vista del cliente, del brand, sia dal punto di vista delle società di consulenza che gestiscono questi brand, quali sono le figure più ricercate. Mi trovo molto con chi prima di me parlava del fatto che è un mercato in grande fermento, un mercato in grande crescita, un mercato dove si può crescere in fretta perché c'è più domanda sia lato agenzie di consulenza, sia lato brand, c'è molta più domanda offerta di figure professionali. Mia figlia piccola, 10 anni, avesse 10 anni in più, non avrei dubbi su quali corsi indirizzarla. Il digital marketing in tutte le sue accezioni, rispetto a prima, magari non sono completamente d'accordo sul fatto che ci sia ancora molta più domanda di offerta su chi gestisce le campagne digitali, perché ormai il digitale in Italia sta crescendo ancora, ma è un paio d'anni che è arrivato quasi alla maturità, ci sono grandissime opportunità anche sotto quel punto di vista, però abbastanza bilanciata la domanda dall'offerta. Invece, per quanto riguarda tutta la parte di analisi dati, i famosi data scientist, che adesso sono più consultant, secondo me, vabbè, possiamo chiamarli in tanti modi, ma chi lavora i dati per permettere ai marketer di prendere delle decisioni rapide, informate, è una figura che è fortemente ricercata sia dai brand che dalle agenzie. Sta diventando sempre di più una figura che dalla parte di analista passa alla parte di consulente, poi magari ve lo può raccontare anche brevemente Silvia, poi ce n'è per tutti i gusti. Chi piace stare di più sul pannello e stare più in back-end, ha la possibilità naturalmente di cimentarsi per le proprie possibilità, analizzando i dati e fornendo dei dati a chi poi prende le decisioni. Chi piace stare di più in front-end ha la capacità di andare a recepire quali sono i bisogni dei clienti e poi trasmetterli ai colleghi che magari stanno un po' più in back-end per trasformarle poi in azioni e analisi interessanti per il cliente. Quindi a seconda dei profili, a seconda del fatto che si possa voglia lavorare un po' più sui dati, un po' più sul cliente, ci sono figure di diverso tipo, entrambi sono molto molto ricercate, quindi da questo punto sì, diciamo che qua la vera verità, cioè, è proprio esattamente quello che dici sempre te, Marco, nel senso che mentre le professioni, una buona parte delle professioni del digital marketing hanno
sicuramente una grande offerta, una grande domanda di persone esperte, ma comincia a esserci una buona offerta di gente che comunque la impara, la sa utilizzare, la conosce, comincia a esserci. Nella parte di analisi dati, cioè proprio non ce n'è. La domanda di persone che entrano in questo profilo non ce ne sono abbastanza che rispondano a queste caratteristiche, quindi hanno anche il grosso vantaggio, come dice sempre Marco, che io me li prendo, me li formo, lavorano per me 2 anni e poi qualcuno me li porta via. Ah, speriamo di no, che Silvia, vabbè, tanto è arrivata ancora dopo. Silvia è arrivata poco, quindi c'è ancora un po' di... No, vabbè, poi tanto arriverà la domanda dopo quanto tempo consigli di stare in un posto di lavoro nello stesso posto. Vabbè, così, visto che c'è Silvia, dirò almeno 3 anni. Ecco, lei di chiamelo 5, perché Silvia 5, però ecco, se cambia ogni 6 mesi non è credibile, però... Ah, però confermo anche per la mia esperienza, ho fatto una magistrale in data science e ancora prima di laurearmi ho ricevuto davvero un sacco di offerte di lavoro, appunto perché è una professione che sta andando molto, ogni azienda ormai ha dei dati che spesso magari non sa neanche cosa farsene e ha bisogno di di questa figura che sia in grado di trarre delle informazioni che possono essere in qualche modo sfruttate per prendere delle decisioni. Quindi se decidete di fare questa professione, sicuramente non, il problema del trovare un posto di lavoro non sarà un vostro problema, insomma. Cioè, forse potete scegliere anche un posto che effettivamente vi piace e specializzarvi in un settore che vi piace. Vabbè, il mondo dei dati è altissimo. C'è una domanda per noi qui in chat. La magistrale, ce ne sono due. La prima è il machine learning, l'intelligenza artificiale, fanno parte del programma del master? No, in realtà no, però vediamo più la parte di Python per la gestione di data frame, scrittura su un database. La parte di machine learning secondo me meriterebbe proprio un corso a parte perché ci sono un sacco di modelli e quella parte no, non verrà trattata. Anche se la seconda domanda che ci dice: io non ho mai usato Python, è un grosso problema? No, perché partiamo da zero, chiariamoci bene, quello che facciamo lo partiamo da zero, però siccome partiamo da zero su una quantità di argomenti abbastanza complessi, se uno ha capacità di imparare questi argomenti non ci sono problemi. Se uno è in difficoltà a imparare questi argomenti, quindi noi partiamo da zero, non diamo per scontato che voi sappiate programmare, non diamo per scontato che voi abbiate nemmeno aperto Excel, però spediti. Ma no, ma infatti Roberta, assolutamente, cioè, se il microfono non funzioni, assolutamente non è un problema, però adesso non so se è capitato in questo gruppo la ragazza di prima che faceva intermediazione culturale o qualcosa del genere, magari potrebbe avere qualche difficoltà in più di te, no? Tu Roberto hai scritto che sai usare anche R, quindi R è molto simile a Python, quindi esatto. Sei forse avvantaggiata, cioè... In altre parti. Diciamo che se volete vi facciamo la composizione del corso, per esempio, che c'è adesso, no? Quindi non è che sono tutti laureati in materie STEM. Abbiamo qualche laureato in materie STEM, sicuramente. C'è un ingegnere, c'è una con il dottorato in logica, un PhD proprio, una laureata in matematica. Abbiamo poi tutta una serie di economia, scienze politiche. Benissimo. Poi abbiamo delle persone, questi sono dei ruoli molto specifici, nel senso che sono, magari hanno fatto un master in HR e vogliono imparare l'analisi dati, perché il futuro dell'HR passerà anche da quello. Quindi poi non vogliono andare a lavorare come data analyst, ma vogliono andare a lavorare come HR analyst. Se loro hanno il master più una competenza sull'utilizzare il database, oggettivamente sono come degli unicorni nel settore HR, per cui
tendenzialmente dovrebbero avere una grossissima possibilità da questo punto di vista. E poi abbiamo delle persone che magari invece hanno fatto informatica o ingegneria o quant'altro, ma si sono, cioè non hanno ad oggi non hanno completato il corso. Però chiaramente non hanno difficoltà nel comprendere, nel capire queste cose, ecco, nel comprendere, nel capire. Partono da zero, anche perché noi facciamo una serie di dati molto particolari, che sono i dati del marketing. Come mai, secondo voi, vale la pena di fare i dati del marketing? Cioè, se devo partire dall'analisi dati, Marco? È la domanda? I dati del marketing, cosa, scusami. Cosa no, i dati di digital marketing, no, perché in genere tu mi dici sempre, almeno così mi hai sempre detto, tu e Santino, eccetera, che chi sa gestire bene questi dati poi gestisce qualunque altro tipo di dati. No, certo, scusami, la risposta è un po' quello che ti raccontavo prima, i dati digitali sono talmente tanti ed eterogenei che quando impari a mettere a sistema questi dati digitali, a fare pulizia del dato, ad analizzarlo, eccetera, poi la mole di dati grossa risiede nel mondo digitale, chiaramente, e quindi tutto il resto viene semplificato, perché poi qualsiasi analisi che non afferisce al mondo digitale sembra quasi un gioco da ragazzi, perché comunque la mole di fiore è più omogenea, cioè ci sono meno errori nella pulizia del dato e quant'altro. Quindi sicuramente entrare nel mondo digitale oggi, un mondo digitale che comunque sarà sempre più permeato, perché le aziende si stanno digitalizzando, il rapporto col consumatore si sta basando sul dato, perché il dato poi è quello che ti permette di personalizzare. No? Prima, chi parlava prima di me diceva dato e creatività sono molto legati, è vero, dato e creatività devono essere legati, perché il messaggio deve essere sempre più personalizzato, più coerente, e quindi il dato è quello che muove la relazione tra il brand e il consumatore. Il brand che sa coltivare il proprio dato di prima parte riesce a stringere legami molto più forti col consumatore, e la gran parte dei dati adesso risiede nel mondo digitale, quindi Digital Lie, dice anche il nome, vi porta sicuramente più avanti nell'esperienza che poi vi darà l'opportunità di entrare nel mondo del lavoro, che in tutte le sue accezioni, qualunque cosa voi facciate, se entrate nel marketing, nel digital marketing, beh, naturalmente se andate a fare i dottori poi in medicina non vi serve, o forse vi serve anche lì, però chiaramente le basi di questo corso, e probabilmente quando Silvia e Francesca ci hanno interpellato, a me e ad altri professionisti del settore, per costruire un corso che vi dia le basi più forti possibili per entrare poi nel mondo del lavoro, perché l'altra cosa con cui mi trovo molto d'accordo è che la scuola e l'università oggi non vi preparano ad entrare immediatamente nel mondo del lavoro. Questi corsi sono molto più pragmatici, naturalmente dovete avere un minimo di interesse, perché non basta dirvi che avrete molte possibilità quando uscite di qui, perché come diceva prima, tutto quello che traina è l'entusiasmo, l'adrenalina. Io mi alzo la mattina con l'adrenalina di andare al lavoro, di fare bene, di prendere nuovi clienti, di incrementare il fatturato, e questa carica poi fa vivere bene le giornate al lavoro, e quando torni a casa sei soddisfatto per quello che hai fatto, anche se torni un po' più tardi sei soddisfatto anche a casa, e quindi ti aiuta a bilanciare la vita lavorativa con poi la vita normale fuori dall'ufficio, perché finalmente si vive anche lì. Silvia? Non so se vi stiamo intimidendo o vi stiamo semplicemente annoiando, però se avete delle curiosità anche sul mondo del lavoro o quant'altro, non siamo qua. Allora, se volete vi raccontiamo più nei dettagli come funziona questo percorso. Allora, è un percorso di 14 settimane. Funziona che
Eccoti, David, prego. Sì, vorrei sapere se diciamo, la figura professionale poi formata da questo master è una figura più da dipendente, cioè richiesto dall'azienda più come figura di dipendente o anche molto freelance o servizi comunque di consulenza in generale, ecco. Quali allora, sono, diciamo, le tipi di carriera poi che uno fa? Potenzialmente entrambi, secondo me, per definire la figura professionale, un paio di anni in agenzia te li devi fare, perché quando esci da lì non puoi aprire già una partita IVA e non hai abbastanza... casistiche dietro di te, insomma. Esatto. Secondo me il modo migliore è sicuramente diventare un dipendente almeno per un paio d'anni. Poi la possibilità di lavorare come freelance c'è nel digital marketing, ma devi avere anche un nome, perché altrimenti come fai a procacciarti del business? Puoi fare del business su clienti molto piccoli, brand molto piccoli, nello small business, però per me fa un po' fatica, è quasi un passaggio obbligato quello da dipendente per un paio d'anni in un'agenzia o in qualsiasi azienda. Anche perché guarda, è un mercato quello digitale, digital marketing, comunque, vabbè, adesso io leggo spesso la stampa di settore, eccetera, ma stanno nascendo mille agenzie, tante non sopravvivono, chiaramente perché c'è grande competizione, poca professionalità in genere, e quindi... Vabbè, poi si distinguono, cioè, c'è da mangiare per tutti, perché in Italia i brand si stanno digitalizzando adesso, quindi c'è veramente una moltitudine di agenzie. I freelance nel nostro settore un pochino stanno facendo fatica, anche perché l'offerta in termini di servizi, agenzie che offrono questi servizi, dalle agenzie piccolissime alle agenzie grandi, sono tanti. Potresti farti una bella esperienza come dipendente e poi dopo 4-5 anni provare a metterti in proprio e iniziare a fare delle consulenze oppure aprire una piccola agenzia di digital marketing. Sì, questo è vero adesso in questa professione, ma in generale in tutte le professioni. Sì. È più difficile mettersi in proprio. Cioè, normalmente qualche anno di aver visto di essersi fatto un'esperienza, aver capito come funziona, eccetera, eccetera, ma anche per i clienti tuoi potenziali, insomma, se devono venire da uno che sa la teoria ma non l'ha mai visto nella pratica, boh, punto di domanda, non lo so. Se invece l'ha fatto per un po' di anni, forse ha più senso. Sì, aggiungo a quello che diceva Marco, scusatemi, ho la telecamera spenta perché sono connesso tramite hotspot, quindi non riesco ad accenderla se non vi perdo tutti. Io anche sono un docente in Digital AI e sono freelance, quindi mi attacco un attimo a quello che stava dicendo lui. Secondo me, al momento, diciamo, d'accordissimo con fare prima esperienza in un'agenzia o comunque in realtà più strutturate, proprio per evitare quello che diceva Marco di avere dei professionisti improvvisati sostanzialmente, però tutta la parte di analisi dati, che al momento sui mondo di freelance è meno battuta, diciamo, c'è meno offerta, potrebbe essere secondo me un ottimo sbocco anche per proprio lavorare con delle piccole agenzie che magari non hanno delle figure al loro interno, ne hanno magari neanche bisogno, perché sono veramente magari semplicemente due o tre freelance che si sono messi insieme e però hanno bisogno di comunque a volte su dei progetti spot di avere delle competenze più verticali sulla questione, quindi è secondo me un mercato che da questo punto di vista offre grandi opportunità. Se volete vi racconto un po' meglio il corso. Allora, sostanzialmente abbiamo
tutta una parte iniziale, quindi la prima settimana. Avete delle domande? Tutta una parte iniziale, quindi la prima settimana, dove il grosso del lavoro che si fa è proprio quello di farvi conoscere uno con l'altro, di creare i gruppi, di creare i team, di discutere con i personal coach e quindi di costruire un proprio percorso. Ci sono delle conferenze di aziende, ci sono delle presentazioni del corso e poi si comincia con il corso vero e proprio, ma queste cose sono importanti, non sono scontate, perché soprattutto lavorando a distanza, siccome dovrete fare parecchi lavori di gruppo, è importante che vi conosciate e che prendiate le misure l'uno dell'altro. Poi si parte con la struttura del dato, che cosa vuol dire capire, analizzare e lavorare con i dati. Si parla di digital transformation, quindi che cosa significa questo all'interno di un'azienda, che cosa significa anche in termini di struttura organizzativa e come fanno le aziende a monetizzare i dati di cui sono in possesso. Si fa poi tutta la parte di customer journey, e quindi come e dove il consumatore incrocia il nostro, noi ci incrocia e che tipo di dati ci lascia giù, in modo da capire a che punto siamo, dove lo stiamo facendo. Ovviamente tutto questo faremo anche dei principi base di digital marketing, dove ci focalizziamo soprattutto su quello che è il punto centrale di tutte le strategie, che è il funnel, ovvero l'imbuto con le diverse principi, diciamo, di diversi ruoli della strategia, no? Quindi se io devo creare notorietà di brand o se devo creare acquisto, conversione, dovrò agire in un modo diverso, avrò molte più persone, molte meno persone, e avrò tutta una serie di indici chiave di performance o KPI che mi andranno a definire se sto facendo bene o male questa parte. Andremo a vederci anche Google e Facebook in generale, quindi non l'utilizzo della piattaforma Google o della piattaforma Facebook, ma in generale, cioè per vedere quali tipi di dati, di nuovo, mi arrivano fuori da queste piattaforme, ok? Nel frattempo, Excel tantissimo, nel frattempo Google Analytics e nel frattempo Data Studio. Excel dovrete fare un piccolo test alla fine del corso di Excel, così come in Google Analytics. Il test di Google Analytics è propedeutico alla certificazione. In Data Studio invece farete un progetto di gruppo. Vi verrà dato un dataset e voi dovrete rispondere a delle domande che stanno nel brief. Vi dice: siete in questa situazione, dovete costruire una dashboard che ci permette di capire se siete o non siete. Se cosa dovevamo fare, cosa potremmo fare di diverso o che cosa abbiamo capito. Nel frattempo dobbiamo avvicinarci a tutto quello che è la parte ben più difficile, ben più preponderante, che è l'utilizzo di Power BI e la vera e propria analisi dei dati. Allora, da questo punto di vista, noi facciamo qualche ora sull'approccio analitico alla risoluzione dei problemi, che è una delle cose più importanti che si devono imparare, no? Nel senso che comunque quando ho un problema e penso di trovare la soluzione, in genere è sbagliato. Quando ho un problema lo divido in tante parti e comincio a trovare le singole soluzioni che poi compongo, forse arrivo a una soluzione vera e propria. Questo anche come base di una struttura di risoluzione di problema dal punto di vista dell'algoritmo. Non faccio più niente, Elena. È entrata una persona in sala d'attesa, fai te, eh? O qualcuno, ho paura, faccio casino. Da questo punto di vista, quindi, poi ci sarà tutta una parte legata ai big data, fanno un pochettino di, ma con
Matteo Ferrando fanno un pezzettino di machine learning, no? Di intelligenza AI, fanno questa parte qui, per poi entrare nello specifico in Python, SQL e nel frattempo Power BI. Quindi alla fine ci deve essere la risoluzione a un problema molto complesso attraverso la presentazione di alcune interfacce molto semplici e assolutamente leggibili, comprensibili, che ci permettano di dare la risoluzione a questo o quell'altro problema. Utilizziamo questi software qui, potremmo usare Tableau, potremmo usarne tanti altri, cioè al posto di Power BI, è uno standard di mercato, metà usa quello, metà ne usa un altro, ma questo fa parte della nostra convinzione che una volta che voi avete imparato a usare un software, se vi dovete riconvertire a un altro software non è così complicato, perché la logica è un software concorrente, fa più o meno le stesse identiche cose, per cui riuscite molto molto bene. Noi Python non lo utilizziamo per programmare un robot a muoversi, no? Cioè, chiariamo, cioè è un linguaggio di programmazione, ma qui scriviamo stringhe di codice per estrarre i dati, pulire i dati, far merge, come si dice, connettere dati uno all'altro, cioè lo utilizziamo per funzioni specifiche, non è che pensiate di fare il corso di Python e poi alla fine programmate i razzi che vanno nello spazio con la Samantha Cristoforetti a, no, ecco, la stazione spaziale, no. Però significa imparare comunque un linguaggio di programmazione. Anche qui chi viene dalle materie STEM ti dice il linguaggio di programmazione oggettivamente tra i più semplici che esistono. Ok, però se uno non ha mai visto un linguaggio di programmazione può destare delle perplessità, però non stiamo facendo programmare in C, C++ o roba di questo, posto che si usi ancora, non so, o cose di questo genere. È un linguaggio sufficientemente semplice, ma viene utilizzato proprio nell'analisi dati, proprio per fare delle cose molto, molto specifiche, e noi ci occupiamo di quelle cose specifiche, non del programma in sé. Questo qui è il lavoro finale. Sì, facciamo anche tre lezioni di statistica. Come potete immaginare, ci sono corsi di laurea. Chi ha fatto economia ha due o tre esami, quindi in tre lezioni non è che ve possiamo fare l'inferenza quadratica, cioè diamo alcune nozioni base. Che vi permettono di utilizzare qualche funzione diversa dalla media, che già è un concetto statistico, quindi ci siamo. Però diciamo che la statistica, o quantomeno alcune funzioni statistiche, hanno un po' un'importanza, perché ti aiutano a comprendere i dati in misura maggiore, ma come tutte le cose si imparano. Poi una cosa è per impararla per un esame all'università dove devo andare a ripetere i concetti, una cosa è impararla perché mi serve davvero per estrarre dei dati e quindi devo capire dei concetti dal punto di vista operativo, non necessariamente ricordare la formula dello scarto quadratico posto che è una delle più semplici, vero Brusa? Era un disastro in statistica, te lo devo dire, i voti più bassi dell'università. Però facevo tutti i problemi giusti, tra delle formule così, a caso, buttato. Li dovevo passare per forza. Vabbè, fa niente. Però mi piaceva un sacco, è bellissimo, è divertentissimo. E vi deve piacere, cioè sono materie queste che, non so come dire, a chi piacciono, cioè non so come dire, non è una scelta programmatica, c'è tanta richiesta, allora faccio questa roba qua. Perché se non ti piace, ti spari. Ma se ti piace, è divertentissimo, secondo me, personalmente. Perché? Innanzitutto perché il nostro solito modo di pensare stupido, che ci dice che noi sappiamo già com'è fatta la realtà e abbiamo la risposta a tutte le domande, quando analizzi i dati dici, oh, porca miseria,
i dati talvolta ti stupiscono ed è molto bello quando succede, no? Perché ti dici, oddio, non mi aspettavo che questa cosa succedesse in questo modo. È chiaro che poi col mestiere, più vai avanti, le ipotesi che tu fai prima di estrarli tendono a essere sempre più corrette, perché semplicemente ne hai visti tantissimi, no? Quindi hai già visto dei comportamenti particolari. Però tutto ciò che afferisce alla fine ai comportamenti umani, perché alla fine sono dati di persone che rispondono, hanno visto un advertising, hanno compiuto un'azione dopo che l'hanno vista, hanno comprato, hanno acquistato, hanno riferito a un loro amico. A me personalmente interessano moltissimo. E poi si impara, secondo me, anche la grande arte del raccontare i dati. E raccontare i dati è molto interessante, perché non è vero che un numero è un numero. Se io la statistica ti dico il 70% di quelli fa questo, oppure dico il 30% invece fa l'altro, il numero è corretto in tutti e due i casi, perché fa 100, quindi una parte fa questo, ma alle volte quello che devi commentare è una cosa rispetto a un'altra, no? Perché la cosa strana magari è la percentuale piccola, invece che descrivere il fenomeno in sé a grandi linee. Più il dato è generico, meno interessante, cresce, cala. Più invece riuscite a entrare in una maniera granulare, specifica, più può essere che troviate delle informazioni molto interessanti. È chiaro che quando i dati sono tantissimi, cioè lì o sapete usare tecniche per aiutarvi a leggerli, oppure ne rimanete schiacciati. Ecco, quando lavoravo io, facevo il lavoro di Marco, se poteva fa senza sapere stessi software. Adesso non si può proprio più fare, insomma, cioè alla fine devi sapere usare Excel bene. Adesso non è pensabile, e non ha senso. Perciò potete scoprire molte più cose e quindi poter dare delle risposte sempre più intelligenti a delle domande. Se questo vi piace, vi interessa, è bello, cioè è proprio un bel percorso. Allora Silvia, mi aggiungo a quello che citavi prima, no? La figura del personal coach, che non so se ragazzi magari avete avuto modo di leggere anche quelli che sono ovviamente le materie, tutto quello che ha citato Silvia, ma una cosa alla quale ci teniamo tantissimo è proprio prepararvi anche sulle famose soft skill, quindi ci sono delle lezioni dedicate su vari temi, argomenti, ma oltre a questo c'è proprio una persona, e in questo caso per questo master ci siamo io e Elena, e siamo le personal coach di questo master, che vi seguiremo da una parte supportandovi affinché voi abbiate la migliore esperienza formativa, insomma in qualche modo comunque aiutarvi, infatti facciamo da ponte tra di voi e i docenti, quindi ci occupiamo anche della parte organizzativa e logistica, dall'altra però siamo proprio il vostro primo alleato in questo master, perché cerchiamo di farvi prima di tutto lavorare su quella che è la consapevolezza di voi stessi, quindi un po' quali sono magari i vostri punti di forza o aree di miglioramento, e dopodiché insieme a voi cerchiamo di individuare proprio degli obiettivi e delle azioni pratiche da mettere subito, diciamo, in atto durante questi 3 mesi. Quindi se da una parte ci sono tutti questi temi legati ovviamente ai dati, all'analisi dei dati, che vi possono un po' spaventare, dall'altra sappiate che avrete sempre delle figure con le quali potrete, diciamo, discuterne, parlarne, in qualche modo cercheremo di supportarvi al meglio in questo. E quindi ecco, poi ci sono proprio dei momenti dedicati, quindi penso sia anche una ricchezza di questi master che ci teniamo molto, e insomma a farvi lavorare molto. Quindi abbiamo avuto tantissimi studenti anche in questa edizione che sta per concludersi, che vi posso assicurare che hanno avuto dei cambiamenti impressionanti. Sta molto anche a voi, perché è importante che vi mettiate in primis in gioco. Però ecco, diciamo che noi cerchiamo di darvi tutti gli strumenti
a disposizione, sia a livello tecnico che un po' più soft. Poi non so se avete anche delle domande. Bele, vuoi aggiungere qualcosa anche tu? No, no, oggi volevo lasciare la parola a Frosinia. E... quindi niente, se avete domande però, ragazzi, fatecele pure. È un ruolo un po' particolare che spesso non c'è da altre parti, quindi a volte è difficile capirlo poi finché non si vede che cosa facciamo durante il corso. Sì, non fanno le ripetizioni come al CEPU, ok? Le ragazze sono veramente di supporto durante il vostro percorso, ma proprio anche per chiarirvi adesso, per essere veramente seri, quali sono i vostri obiettivi e darvi una mano a guardarvi allo specchio sostanzialmente, no? Cioè di dire, ok, mi piacerebbe fare quello, e dici... Urcavè, ma quello è un lavoro che ne so, chi piace per esempio lavorare, vorrei lavorare come account nell'e-commerce, però non mi piace parlare con la gente. Ecco, difficile perché è un lavoro di relazione pura, no? Mentre uno dice, no, a me piacerebbe tanto lavorare sui dati e passare le giornate lì e sono una persona timida e non ho particolarmente voglia di relazionarmi con le persone, va benissimo, non c'è nessunissimo problema. Oppure invece no, a me piacerebbe andare anche davanti ai clienti, eccetera eccetera, non vi danno nessun giudizio su di voi, ovviamente vi aiutano a focalizzare e a tradurre quelli che sono i vostri desideri, anche banalmente quale tipo il profilo LinkedIn o cose di questo genere, cioè anche dei suggerimenti pratici, ma in realtà proprio legati anche alle vostre dinamiche proprio relazionali anche all'interno del team, perché purtroppo c'è anche chi fa l'analista e sta chiuso nella scrivania, comunque in contatto con il team ce l'ha, no? E quindi queste dinamiche è più facile quando c'è una persona terza, non so come dire, perché è più difficile farlo da soli normalmente. E sono un supporto straordinario proprio nel vostro percorso, ma non è che sono i vostri confessori, cioè non è questo il punto, è proprio un approccio professionale di coaching su quello che state facendo, come affrontare determinate situazioni. Poi quando sarete in azienda sarete da soli, no? Quindi in questo caso magari qualcuno che vi dice, guarda che ti traduco quello che è successo oggi, vediamo se riusciamo a trovarne una quadra diversa, perché così non funziona. Ed è un percorso importante, perché diciamoci la vera verità, noi vi possiamo insegnare quello che vogliamo, ma quando andate da Marco Brusa o da Silvia Sassi per fare un colloquio, cosa c'ha? Mezz'ora? Un'ora? Vi possono conoscere in tutte le vostre competenze pazzesche? È molto l'impressione che lasciate, no? Cioè, sono molto le soft skill che avete sviluppato. E per forza è così, siamo così noi. Quando conosciamo una persona, un'impressione ce la facciamo, no? Se riusciamo ad aiutarvi anche da questo punto di vista, è un vantaggio per voi. Nicolò, tu hai qualche esperienza da raccontare del master? Se loro... No, io volevo chiedere se qualcuno, diciamo, e magari potrebbero essere futuri studenti, se qualcuno avesse le domande magari a sottopormi, dato che... Solo un secondo, Nicolò. Ringrazio Marco che deve scappare in questo momento. Ci lasci Silvia, vero? Sì, ho un altro meeting. Silvia, tanto vedo che è a casa, quindi... Va bene, grazie. Esatto. Poi se avete domande anche in differita, potete scrivermi anche su LinkedIn, sono a disposizione, non ci sono problemi. Ecco, se volete connettervi a Marco su LinkedIn, lui risponde. Se gli scrivete durante il giorno, più facile. No, su LinkedIn sempre, no, le mail la mattina e la sera è più facile, perché dopo alcune volte me le perdo nella giornata, che siamo sempre uniti. Grazie a tutti, ciao. Grazie. Grazie mille Marco, ciao. Ciao Marco. No, appunto dicevo, io sono un ex studente, ho affrontato il percorso che a quel tempo era digital marketing e analisi dati, e ho preso la specializzazione in digital marketing, però comunque...
diciamo, il percorso, la mole di lavoro e quant'altro è la medesima. Quindi se avete le domande da farmi, o sono qua in qualità di ex studente, ecco. O altre domande, noi siamo... O altre domande, tutto quello che volete, insomma. Com'è stata l'esperienza di stage post-master? Allora, l'esperienza di stage la sto ancora facendo, nel senso che sta proseguendo. Mi sono trovato bene, sono stato chiamato da una startup e adesso ci sto lavorando tuttora. Sta andando bene, devo essere sincero, e si imparano sempre tante cose nuove. Infatti, una cosa ci tenevo a sottolineare, diciamo che quando finite il master, non è che avete finito, dopo i 3 mesi, non è finito il percorso. Lì è finita la parte teorica, dove apprendete anche pratica e, diciamo, accrescete le vostre conoscenze. Successivamente continuerete a farlo nei 6 mesi, quindi lavorerete, ma allo stesso tempo lì vedrete veramente come mettere in pratica, magari anche in ambiti specifici, quello che avete appreso. Nico, c'è una domanda qua. Eccolo qua. Un aspetto positivo e uno negativo. Un aspetto positivo e uno negativo che ho trovato... Del master. Ok, allora, sono puramente pareri personali questi, quindi non prendeteli troppo per buono. Un aspetto positivo sicuramente è stato quello cui stavamo, diciamo, dicendo prima riguardo le soft skill, perché molto spesso magari sono delle micro lezioni, molto meno rispetto al programma, che vengono prese un po' sotto gamba, come diciamo qui da me. Però in realtà da un punto di vista professionale, anche con le relazioni con il datore di lavoro, colleghi, organizzazione del lavoro e, come posso dire, forza mentale propria, sono molto molto importanti. Quindi per me questa è una cosa che non conoscevo, è stata un'esperienza nuova e è stata molto positiva. Un aspetto negativo, che non è dettato dalla startup, non è dettato dal master, è stato purtroppo il... ma anche lì in realtà è stato un po' positivo, farlo a distanza, perché mi piace, diciamo, lavorare con le persone in presenza, scambiarci opinioni, quindi quello purtroppo per il discorso Covid in questa edizione non l'abbiamo fatto a distanza. Quella è una cosa che non mi è dispiaciuta, però è stato positivo perché in realtà non avevo mai lavorato in smart working, quindi ho imparato a coordinarmi con i colleghi anche a distanza e a fare magari anche i birrini post lavoro, io a Firenze, uno a Tenerife, un'altra a Milano, insomma, così su Zoom. Quindi è stato un aspetto carino. Avete altre domande? Magari a Silvia, avete qualche domanda? Io, se posso fare una domanda più generale, non so chi mi risponderà, relativamente a invece quello che è il percorso di selezione per entrare al master, nel senso, alla luce di tutto quello che ci siamo detti sugli umanisti, e io umanista sono, volevo un po' capire come funzionava il percorso di selezione e come veniva valutata questa propensione di cui si è parlato, eccetera. Insomma, non so se qualcuno vuole darmi un parere a riguardo. Allora, sostanzialmente, allora, il fatto di inserirsi in un percorso che è difficile per se stessi è un problema personale, no? Cioè, da un certo punto di vista. Allora, la selezione avviene in questo modo: ci sono una serie di colloqui attraverso i quali si parla con la parte dell'acquisition, quindi del nostro, si presenta il curriculum e quant'altro. Se ci sono dei dubbi relativi alle persone, si fanno doppio o triplo colloquio con altre persone più sul pezzo da quel punto di vista lì. Poi generalmente ci possono essere o dei test di ingresso oppure proprio appunto dei colloqui successivi. Ci sono, diciamo che viene riportato costantemente esattamente che cosa è il programma. Il punto per cui noi stressiamo tanto
la familiarità, quindi la piacevolezza, il piacere di fare questa cosa, è perché poi comunque in un qualche modo vi dobbiamo dare una mano sul placement. Perché non è che neanche noi siamo dei maghi, no? Nel senso che poi noi troviamo posto nelle nostre aziende partner che richiedono persone con un determinato curriculum. Quindi o ci facciamo garanti che sì, sulla carta sembrerebbe che, ma in realtà funziona, performa benissimo, va benissimo. Infatti molti dei docenti che abbiamo lavorano nelle nostre aziende partner, no? Perché talvolta mi dice ok, avevo un pregiudizio, però in realtà questa persona lavora benissimo, quasi quasi. Però se tu mi chiedi se ci sono dei test di logica, matematica o cose di questo genere, al momento non sono previsti. Okay. Sì, no, la mia domanda era più generale su appunto su quali criteri si basava la selezione, però in parte ho capito meglio, grazie. Cioè, in un qualche modo, non so come dirti, per me se uno ha una formazione distante ma ha un desiderio enorme, si prepara, si mette lì e dice va bene, adesso quando comincia il 13 di settembre io adesso mi metto lì a farmi dei corsi, delle cose, delle robe, e so che è una cosa che posso tranquillamente sostenere perché la posso sostenere, io sinceramente grandi, grandi, grandi problemi non ne ho. Ora, tutte quelle tipologie di lavori di cui stavano raccontando sono assolutamente vere, cioè i linguisti per esempio sono ricercatissimi per tutta la questione del voice, cioè non c'è ombra di dubbio, ci sono lauree più generali che quindi hanno a che fare molto con il pensiero, la logica eccetera eccetera, tipo filosofia, che non sono distanti, è che poi a un certo punto bisogna mettere in pratica queste cose qui, quindi non c'è, certo lettere antiche, so come dire, è un balzo quantico da lettere antiche se non ha mai fatto niente, poi è una persona che invece nel tempo libero si divertiva a programmare, fare, brigare, ma era anche interessato alle lettere antiche, buon per lei o per lui, ecco. Secondo me innanzitutto l'avere un titolo di studio, una laurea, alle volte, quindi può aiutare perché ha una questione di portare a termine, no? Quelle solite vecchie cose che si dicevano. Però se a uno interessa veramente, o anche semplicemente vederlo, provarlo, dire, cioè io ho fatto 3 mesi, ho imparato a programmare, eccetera, mai più nella vita. Ok? Oppure dice no, col cavolo, cioè è proprio la mia professione, perché ha a che fare con un tipo di ragionamento che mi è affine, ci mancherebbe. È chiaro che se uno ha fatto ingegneria, cioè è facilitato, ma se ha fatto ingegneria, perché mai dovrebbe venire? Cioè, sì, sì, sì. Come ci ha detto Silvia, lo vanno a prendere in università, gli dico ti prego vieni a lavorare per me. Comunque si possa dice aiutaci cosa, Silvia. Cioè ci sono diversi modi comunque per metterti anche un po' in mostra finito il master, cioè volendo per dire tu puoi far vedere che effettivamente hai acquisito delle competenze, magari aprendo un tuo portfolio dove metti dei progetti che fai nel tempo libero, quindi tu acquisisci le competenze, dopodiché magari è una tua pagina, adesso a me viene in mente GitHub, che è un repository dove tu puoi caricare dei tuoi progetti e magari nel tuo curriculum metti il link al tuo portfolio, così che l'azienda vede che effettivamente hai queste competenze. Cioè uno non guarda solamente poi la tua provenienza della triennale che magari hai fatto 10 anni fa, cioè vede un po' tutto il tuo percorso e cerca di capire quali sono le tue competenze al momento del colloquio. Quindi non so, potrebbe essere forse un'idea. Sì, 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 grazie, certo. Ovviamente poi bisogna mettersi in gioco, su quello non ho nessun dubbio. Era più capire se c'erano problemi anche a trovare il tirocinio, piuttosto che, però ho perfettamente capito, insomma, quello che mi ha detto. Il fatto di avere docenti che lavorano esternamente nelle aziende, che poi potenzialmente è un vantaggio, poi bisogna riuscire a sfruttarlo, no? In un qualche modo. È un vantaggio, perché insomma, non nascondo, adesso è finito il master, chi ha fatto l'esame mi ha già detto,
stiamo ragionando su quale degli studenti inseriamo, ma poi lo sta cercando anche un'azienda che conosco, gli riferisco io quale persone. Non che sia facile, non è facile, perché poi vanno comunque superati i colloqui, però insomma ci sono delle possibilità in più. Ci stanno chiamando nella room principale, mi sa, sapete? Voi avete delle altre domande che non abbiamo? No, possiamo tornare alla base? Beh, direi di sì, Silvia. Allora lasciamo la stanza principale. Sì, quelli dell'altra room sono già rientrati, per cui torniamo un attimo nella stanza principale e così facciamo una conclusione tutti insieme. Poi eventualmente, comunque, anche noi siamo sempre disponibili, potete sempre scriverci o contattarci eventualmente se avete delle domande o delle curiosità che vi sono rimaste. Siamo comunque disponibili per rispondere ai vostri dubbi.